E cominciamo il nostro corso di Hindi e Urdu, il nostro corso integrato di Hindi e Urdu, proprio partendo dai saluti. Come potremmo iniziare una conversazione senza riuscire a salutare delle persone? Quindi proprio partiamo dai saluti. Se ci vogliamo rivolgere a un indiano che abbia come sua religione l'induismo, ce ne sono pochi in Italia, però potremmo sempre andarcene in India o incontrare degli indiani in altre parti del mondo. Possiamo rivolgerci a loro utilizzando il classico saluto indiano Namaste, Namaste, che possiamo far seguire dalla particella onorifica Ji. E quindi otteniamo Namaste Ji, Namaste Ji, Namaste Ji, Namaste Ji. Possiamo anche pronunciarlo congiungendo le mani e portandole davanti al petto. Namaste Ji. Questo saluto significa semplicemente io ti porgo o le porgo i miei rispetti. E ha un'altra variante ancora più formale che è Namaskar. Namaskar. Quindi Namaste, Namaste, Namaste Ji, Namaskar. Molto semplice, non ci sono sonorità che siano assenti dalla lingua italiana. Per cui non dovrebbe presentare alcuna difficoltà questo tipo di saluto nelle sue diverse versioni. Per quanto riguarda i musulmani, quindi nel caso in cui dovessimo rivolgerci a pakistani oppure musulmani indiani, possiamo utilizzare il classico saluto arabo Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Molto semplice da pronunciare anche questo perché pur essendo un prestito arabo, ha perso quella sonorità tipica dell'arabo che è tanto difficile da pronunciare per coloro che non siano di madrelingua araba. E sto parlando proprio della consonante Ain, Ain. Quindi non abbiamo bisogno di sforzarci tanto e dire Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. No, perché fortunatamente nelle lingue indiane i prestiti dall'arabo hanno perso alcuni dei suoni più difficili da pronunciare, ne hanno conservati solo un paio e hanno semplificato moltissimo la pronuncia. Quindi ci basta dire proprio ad orecchio, come noi lo percepiamo, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, significa letteralmente la pace sia su di voi e a questo saluto si risponde dicendo e su di voi sia la pace, che suona in urdu e hindi, Salaikum Salam. Assalamu alaikum, Valaikum Assalam. Assalamu alaikum, Valaikum Assalam. Ultimo caso, dobbiamo salutare dei Sikh. I Sikh sono quei signori e signore che vengono dal Punjab indiano e sono in tutto il mondo, ma in particolare nel nostro paese rappresentano la quasi totalità degli immigrati indiani. I signori li riconosciamo perché hanno i turbanti, le barbe lunghe, le donne invece vestono con l'abito indiano chiamato shalwar kameez, tunica e pantaloni. E i Sikh si salutano utilizzando un'espressione della lingua Punjabi che è Sat Sri Akal, Sat Sri Akal, che vuol dire vero è il Dio unico. È un saluto confessionale, un saluto religioso dei Sikh, appunto. Sat Sri Akal, possiamo farlo seguire dalla particella onorifica G, e quindi dire Sat Sri Akal G, Sat Sri Akal G. Se vogliamo dirlo velocemente, proprio come fanno i Punjabi, che sono famosissimi perché parlano in maniera velocissima, sembra che dicano cose incomprensibili, in realtà parlano solo velocemente la loro lingua. Loro dicono Satrikalji, Satrikalji, Satrikalji. Quindi ora conosciamo tutti questi saluti che possiamo utilizzare nel momento dell'incontro. Pensiamo adesso al momento del commiato, possiamo cavarcela con un unico saluto che corrisponde all'italiano arrivederci, che è Pir Milenge, Pir Milenge, Pir Milenge. La prima parola, Pir, Pir, significa poi, dopo, anche altri significati, ma per adesso ci basti questo. Dopo, Pir.
Milenge. Milenge. Vuol dire ci incontreremo. Ci incontreremo dopo. Di qui appunto la corrispondenza con l'italiano arrivederci. Pir milenge. Allora, attenzione, nella prima parolina pir, la p è una vera e propria consonante, una consonante aspirata, un'occlusiva aspirata, occlusiva perché p viene fuori dall'occlusione delle labbra, una bilabiale come la b, p e b, p, 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 here, e poi c'è questa esplosione d'aria dopo aver pronunciato la p, here, abbastanza forte, here, here, milenge, here. Attenzione perché i parlanti di madrelingua a volte non sono molto accurati oppure parlano molto velocemente, semplificano questo suono che non è faticoso da pronunciare, però sicuramente può essere semplificato, e tendono a pronunciarlo colloquialmente, non è correttissima questa versione, però è molto frequente, tendono a semplificarlo in F, il suono di F italiana, è anche abbastanza spontaneo, trasformare P in F. Vengono fusi questi due suoni di P e l'uscita dell'aria, e questa lettera si trasforma in F, e quindi loro pronunciano Fir milenge, fir milenge, fir milenge. Attenzione anche a milenge, ci incontreremo, perché la E non è seguita da una vera e propria N, quindi non è milenge, non è milenge, ma è milenge. En, è un suono nasale, proprio simile ai suoni nasali che esistono in francese o in portoghese, e quindi dobbiamo dire milenge. Ge, milenge, kir milenge o kir milenge. E con questo abbiamo concluso. Possiamo solamente aggiungere un ultimo saluto che è tipico dei musulmani quando si accomiatano, quindi utilizzato in Pakistan e utilizzato dai musulmani indiani. Questo saluto è Khuda Hafiz, Khuda Hafiz, Khuda Hafiz, Khuda Hafiz. Khuda è una parola che significa Dio, accanto alla famosissima Allah, Khuda, è di origine persiana, ha questo suono iniziale, la Khe, che non è assolutamente difficile, è semplicemente un suono simile alla Chiapra, K, però con un piccolo raschio della gola, simile alla Jota dello spagnolo, quindi insomma presente anche in lingue dell'Europa, presente anche in tedesco, la Kh del tedesco, Achtung. Attenzione. Khuda. Khuda. Accento sulla A. Khuda. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Arrivederci. Letteralmente significa Dio custode, cioè Dio sia il tuo custode, Dio ti protegga. Khuda Hafiz. Altrimenti, Khir Milenge. E così sapete incontrare degli indiani o dei pakistani e sapete accomiatarvi da loro. E poi in seguito ci ritroveremo per imparare un po' di espressioni legate ai convenevoli, chiedere come stai, sto bene, grazie, tu, eccetera, eccetera. Per questo ci vediamo la prossima volta. Ciao!